Salve a tutti, eccoci ritornati alle Rozzo recensioni sui Meat Bandai. Oggi parlerò di Minos, che è il terzo giudice di Ade che mi mancava, che è arrivato stamattina e quindi mi appresto a montarlo. La scatola è bella grande, come sempre qui c'è il cavaliere montato, su questo lato c'è il volto in primo piano. La dicitura Griffith Minos. Su quest'altro lato il logo Tamashii, il logo Bandai e Bandai Collector Shop. Questo è un altro limite ed è un altro che è arrivato a costare parecchio. Sempre sulla scatola, sul fronte della scatola, il logo della serie di Ade e Sansei Amit Clottex. In realtà stanno iniziando forse a scendere un pochettino di prezzo sia Minos che Aya, posto in quanto la CS Model, che è una casa alternativa, pirata, come la vogliamo chiamare, ha fatto uscire Ayakos e da pochi giorni sono uscite le fotografie di Minos, quindi probabilmente il prezzo si abbasserà. Io penso di averlo trovato ad un prezzo abbastanza giusto. Ho preferito non aspettare il fake ma prendere il Bandai perché avevo gli altri due Bandai e di averlo quanto prima in collezione. Nel retro della scatola si vede il cavaliere, intendo nel Cosmic Marionetto. Qui, come in Ayakos, ci sono delle mani particolari. Questo è il grifone a stand. Questi sono i vari volti. Poi, come sempre, sui lati, da una parte ci sarà il totem e dall'altra parte il cavaliere. Potete vedere che lo scatolo è veramente grande. Sulla parte superiore dello scatolo, questa dicitura, Griffin Minos Specter. E sotto poi, abbastanza semplice, niente di particolare. Adesso andiamo a vedere il blister nel dettaglio. I blister della confezione sono tre. Questo è il blister principale dove c'è il personaggio, qui c'è l'elmo, lo vedete già montato perché io l'ho preso usato e il ragazzo quando l'ha smontato non ha tolto tutti i pezzi perché come se collezionate oppure avete avuto modo di vedere le mie varie recensioni, sapete che purtroppo gli Spectre sono bellissimi, ma hanno grandi problemi per quanto riguarda la vernice e quindi onde evitare di perdere vernice nello smontare, diciamo solo i pezzi principali. Comunque si riesce a capire bene, questo è il gonnello. Questi sono quegli spallacci enormi che ha il grifone, questo è il corpo del personaggio. Qui ci sono le choc che sono state messe già qui per metterlo come nell'anime. Se vi ricordate il classic avevo il problema che non entrava, cioè non si poteva mettere così le choc da fuori, ma perché avevano fatto il colletto troppo grande. Secondo blister invece abbiamo le ali piccoline, c'è un blister praticamente solo per le ali. Nel terzo blister invece ci sono i pezzi per montare il grifone. Qui c'è la basetta e gli appoggi trasparenti per fare in modo che il totem possa essere esposto il meglio possibile, anche perché immagino che sia poi bello pesante. Comunque, adesso andiamo al montaggio. Fino a questo punto del montaggio è tutto abbastanza semplice e intuitivo. Il corpo, nonostante fosse stato esposto e usato, è bello rigido, ma il ragazzo me lo aveva detto. I gambali. Allora, questo pezzo qua è di metallo, questo è di metallo, questo pezzo qua è di plastica. La stessa cosa ovviamente qui. Per le braccia metallo, plastica. E poi ovviamente le placchette. Che se non mi sbaglio ce ne sono solo due alla confezione, che si sono sprecati giustamente. Però
i colori già si iniziano a vedere che sono molto molto belli. Per montare il gonnellino bisogna togliere questi due pezzi che stanno sul lato, per poi aprirlo tutto e come sempre agganciarlo poi dietro al cavaliere. Potete vedere che ci sono gli snodi qua. Quindi una volta poi chiuso il gonnellino si rimettono prima i pezzi che sono stati tolti e poi dopo si chiude e va così. Continuiamo piano piano. Una volta montato il pettorale, se lo ruotiamo possiamo vedere, vabbè, qui c'è il buco per poi inserire le ali, mentre qui ci sono due aste. Questo perché praticamente per montare poi questo spallaccio, dove comunque rimane, ci sono dei punti di snodo, cioè questo pezzo qui, non so se si vede bene, che deve andare ad incastro qui. Quindi adesso vedo se ci riesco facilmente a fare questa cosa, poi vi dico. E questi è Minos, è molto molto bello, non è posabilissimo, aiuta molto qui che l'ala tocca terra. Le ali sono di plastica, abbastanza regolabili. Questo pezzettino, questi pezzi qua pesano tantissimo, non lo aiutano proprio nell'equilibrio, però alla fine è molto bello, anche perché ragazzi, cioè, parliamoci chiaro, quando fanno modelli con queste armature così pompose, ovviamente la snodabilità, la posabilità va sicuramente ad essere poco, come voglio dire, non eccessa come un bronze V2, V3 che è bello libero dai movimenti. L'aggancio degli spallacci è stato abbastanza semplice, poi dopo alla fine niente di eccezionale. Vi consiglio nel caso di portare il braccio leggermente più avanti e poi di incastrarlo. Per quanto riguarda le ali la stessa cosa. Sembra che sia, e noi lo facciamo stare così. Le ali sono bellissime, il modello è veramente bello. Ecco, veramente veramente bello. Ragazzi, in conclusione, per farli vedere tutti e tre ho preferito portare lui in vetrina e metterlo a posto che far uscire gli altri due.